entro domani sera l'Italia dovrà rispondere ai rilievi della Commissione europea sulla manovra. Ieri è arrivata la lettera di Bruxelles a Palazzo Chigi. I nodi riguardano l'aumento del deficit, i costi per i migranti, la ricostruzione post-sisma. La manovra non cambia, ha ripetuto Matteo Renzi, che minaccia di porre il veto dell'Italia sul bilancio dell'Unione. Scontro alla Camera sulla proposta di legge dei 5 Stelle per il dimezzamento delle indennità ai parlamentari. PD e maggioranza fanno rinviare il provvedimento in commissione. È un durissimo scambio di accuse fra 5 Stelle e Partito Democratico. Diventa un caso la rivolta degli abitanti di Goro e Gorino nel Ferrarese contro l'arrivo di un gruppo di profughi, 12 donne e 8 bambini, poi dirottati altrove dopo la loro protesta. Non è l'Italia che conosco, ha detto Renzi. Io sto invece con i cittadini di Gorino, dice il leader della Lega Salvini. La vicenda riapre la polemica politica e non solo quella sull'accoglienza. Il Milan, e parliamo di calcio, travolto per 3-0 dal Genoa nell'anticipo della 10ª giornata di campionato. I rossoneri falliscono in classifica il sorpasso sulla Juventus, che stasera ospita a Torino la Sampdoria, trasferta insidiosa oggi per la Roma a Sassuolo. Il Napoli gioca in casa contro l'Empoli. Buongiorno e benvenuti a questa prima edizione del telegiornale. Allora, l'Italia dovrà rispondere entro domani sera alle osservazioni che sono arrivate con la famosa lettera che era attesa e che effettivamente ieri è arrivata sulla nostra legge di bilancio. L'Europa dice che i patti non sono stati rispettati e punta il dito soprattutto su due elementi. Vuole chiarimenti, patti sul rapporto deficit-PIL, e vuole chiarimenti su due spese che fanno lievitare la nostra legge, quelle per la ricostruzione dopo il sisma e quelle per l'accoglienza sui migranti. L'Italia replica molto duramente. La manovra non cambia, rimane così com'è adesso. La risposta di Padoan alla lettera di Bruxelles con la richiesta di chiarimenti è in queste due brevissime frasi. Entro giovedì prossimo, 27 ottobre, Palazzo Chigi dovrà spiegare per iscritto ai commissari europei alcune delle misure previste per il 2017, in particolare le spese per terremoto e migranti, spese che, ha precisato Padoan, motivano la decisione del governo di aumentare il deficit al 2,3%. Il Presidente del Consiglio Renzi ha rincarato la dose spiegando che se l'Unione Europea vuole abbassare le spese dell'Italia per l'accoglienza dei migranti, noi le abbassiamo, a patto che anche loro aprano le porte, invece della bocca, aprano il portafoglio, avvertendo di essere pronti, l'Italia, a mettere il veto sul bilancio se non ci sono regole condivise sui migranti. Eppure i commissari europei sembrano mantenere un approccio soft nei confronti dell'Italia. La Commissione, scrivono da Bruxelles, intende continuare un dialogo costruttivo con l'Italia per arrivare a una valutazione finale. Ma certo, la Commissione non sembra intenzionata ad accettare l'aumento del deficit di un decimale al 2,3%. Appunto, che in cifre assolute vale 1 miliardo e 600 milioni e gli interventi una tantum, fin qui valutati a 7 miliardi e 600 milioni di entrate. L'Italia è uno dei pochi paesi che non è in procedura di insolvenza, ha spiegato il ministro dello sviluppo economico, Calenda, e la lettera della Commissione chiede solo maggiori spiegazioni. Il 30 novembre è la prima scadenza con l'Unione Europea, in questo mese si farà un confronto per fare chiarezza su alcuni punti. La stessa lettera, ha poi sottolineato il ministro Padoan, è stata inviata ad altri sei paesi, Belgio, Cipro, Spagna, Portogallo, Finlandia e Lituania. In ogni caso, si potrebbe aggiungere, prima del 4 dicembre, data del referendum costituzionale, Bruxelles si guarderà bene dall'ufficializzare un'eventuale bocciatura. Sono 122 gli articoli contenuti nel provvedimento del governo. Si tratta soltanto di una bozza perché il testo dovrà prima passare all'esame del Parlamento, ma l'impianto non dovrebbe subire modifiche sostanziali rispetto alle indicazioni di Palazzo Chigi. Del resto, molte delle misure contenute non sono una novità. Tra queste c'è l'anticipo pensionistico, i bonus per le famiglie e per l'edilizia, ma ci sono anche misure inedite come il fondo per la riforma del sistema bancario. Si comincia dal nodo più complesso, quello delle pensioni. Resta confermata l'uscita anticipata dal lavoro per poter accedere al prestito. Potranno richiederlo tutti i lavoratori che hanno almeno 63 anni di età ed hanno versato non meno di 20 anni di contributi. La durata minima dell'APE è di 6 mesi. La rata ventennale sarà scontata dallo Stato, che coprirà metà delle spese.
La manovra che il governo si appresta a varare presta particolare attenzione anche all'occupazione dalle famiglie. Aumentate ed ampliate le quattordicesime. Saranno gratuite le ricongiunzioni e ci saranno maggiori tutele per chi svolge lavori usuranti o ha iniziato a lavorare prima dei 19 anni. Riconosciuto un bonus di 800 euro per le future mamme, mentre per tutti i nati dal 1 gennaio di quest'anno si aggiunge anche un buono nido di 1000 euro per il pagamento delle rette degli asili nido. In aumento di 2 miliardi anche il Fondo Sanitario Nazionale. Per dare nuovo slancio all'economia sono previsti aiuti alle imprese con un super ammortamento dal 150 al 250% per l'acquisto di beni per la trasformazione tecnologica e digitale. Agevolazioni anche per quelle imprese che assumeranno studenti che abbiano svolto attività di alternanza scuola-lavoro. Prorogato anche l'ecobonus ed il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali locali. In arrivo anche il bonus casa che viene esteso fino al 2021 per le zone ad elevato rischio sismico. Questo per quel che riguarda la nostra legge di bilancio, ma ieri a Montecitorio ci sono state scintille ed erano abbastanza annunciate. Si doveva discutere il disegno di legge del Movimento 5 Stelle per dimezzare gli stipendi dei parlamentari. Bene, la maggioranza PD in testa ha ottenuto il rinvio in commissione ed è stata polemica durissima in piazza e parzialmente anche fuori. La battaglia a Montecitorio su una proposta del Movimento 5 Stelle di dimezzare gli stipendi ai parlamentari accende la giornata, anche perché arriva nel bel mezzo della campagna referendaria basata anche sulla diminuzione delle spese della politica. Ai lavori assiste dalla tribuna anche il leader Beppe Grillo. Lorenzo Dell'Ai, parlamentare centrista della maggioranza, chiede di rinviare la discussione sugli stipendi di deputati e senatori in commissione. Per il movimento il rinvio equivale all'affossamento della legge. Roberta Lombardi sfida il gruppo PD e dice: questa è una proposta inaccettabile, vedremo cosa farà il PD. Dagli scranni Dem risponde il capogruppo Rosato: la vostra è solo un'iniziativa per motivare il vostro no al referendum. Poi si passa al voto e il testo è rispedito in commissione con 109 sì in più dei no. I 5 Stelle, con tutte le opposizioni, insorgono. Ma i grillini si spostano in piazza Montecitorio, dove Di Battista attacca duro. Sono ignobili oligarchi, non hanno nemmeno il coraggio di venire a dire agli italiani che non si vogliono tagliare lo stipendio. Mentre il coro dei manifestanti urla onestà, onestà, i parlamentari del movimento srotolano uno striscione dove ribadiscono la richiesta del taglio degli stipendi e scandiscono: con il dimezzamento si fanno veramente gli interessi degli italiani, mentre la riforma Boschi è un bluff. La protesta è stata un flop, stigmatizzano dal PD. In piazza non c'era nessuno, i grillini per coprire i rimborsi di Di Maio le provano tutte, ma gli va male. E il commento di Grillo arriva dal web: apparentemente non ci hanno ascoltato e sarebbe già grave, ma quello che è successo è molto più inquietante. Come vacche, autonominatesi sacre, hanno ingurgitato e se ne sono andate. La risposta del Premier arriva in serata dal salotto di Porta a Porta. Grillo, spiega il Premier, è nato dicendo: vogliamo i referendum propositivi e sono in riforma. Le petizioni popolari devono essere per forza discusse ed è in riforma. C'è la riduzione del numero dei senatori e sono cancellati i rimborsi dei consiglieri regionali. Grillo, in difficoltà, deve dire no e si è inventato la mossa di oggi. Noi comunque siamo disponibili a tagliare lo stipendio dei parlamentari, ma no ai giochini. E poi c'è la grande vicenda dei migranti nel nostro paese, riaperta da quello che è accaduto nel Ferrarese, dove gli abitanti di Goro e Gorino, due piccoli centri praticamente dove sfocia il Po a mare, bene, questi abitanti hanno ottenuto che un piccolo gruppo di donne e di bambini non venissero accolti in città grazie alla loro protesta. Partiamo da qui e poi vediamo che è successo. Una protesta con tanto di barricate, la cittadina sul delta del Po ferrarese che resiste e alla fine vince la battaglia. Le 12 profughe, una di loro incinta, non andranno più nell'ostello di Gorino, delta del Po ferrarese, 700 abitanti e una tradizione di pesca delle vongole, così come aveva deciso la prefettura che ne aveva requisito i locali. Due giorni fa, l'annuncio improvviso dell'arrivo delle richiedenti asilo, i cittadini di Gorino avevano bloccato la strada che porta all'ostello, unica struttura ricettiva della città. Una notte di trattativa poi fallita, la retromarcia della prefettura e la decisione di spostare le donne in tre strutture, una a Ferrara e due nei paesi vicini. Noi ci siamo spaventati, siamo pochi e non vediamo adatto a ospitare queste persone che noi non siamo in grado di gestire. Scuole non ce ne sono, sono chiuse. Asili non ce ne sono perché sono chiusi. Dove andavano alloggiati questi profughi, queste signore, donne, bambini, è l'unico bar che esiste in questo paese.
Matteo Renzi prima va all'attacco. Voglio essere chiaro, l'Italia che conosco io, quando ci sono 12 donne e 8 bambini, si fa in 4 per risolvere il problema. Poi chiarisce, si tratta di una vicenda difficile da giudicare. Da una parte c'è la popolazione stanca e preoccupata, dall'altra stiamo parlando di donne e bambini. Infine una considerazione, tutta questa vicenda probabilmente da parte dello Stato andava gestita meglio. E infatti anche da sinistra, pur definendo questa come una delle pagine più brutte della storia del nostro paese, in molti parlano, sinistra italiana con Arturo Scotto, del fallimento delle politiche di immigrazione di questo governo. Era dunque necessario un approccio diverso per una storia che fa dire al ministro dell'interno Angelino Alfano: questa non è l'Italia, è il nostro paese disonorato. L'Italia è a Lampedusa, sulle navi che salvano le vite in mare, non nelle barricate di Goro. Sulla stessa lunghezza d'onda, la diocesi di Ferrara, siamo vicini a quanti hanno vissuto una notte così difficile e ostile, dice il vicario generale, che ripugna alla coscienza cristiana. Ma l'onda della rivolta è lunga, la Lega con Matteo Salvini la cavalca dal primo minuto, facendo diventare quello di Gorino un caso nazionale. Io sto coi cittadini che resistono all'invasione targata Renzi e Partito Democratico, dice il leader della Lega, che annuncia per domani sera a Milano una fiaccolata stop clandestini. Non abbassiamo la guardia, siamo di fronte a una situazione gravissima. Un'emergenza che il governo non è in grado di gestire, aggiunge Salvini, mentre dalla Lega qualcuno definisce la gente di Gorino i nuovi eroi della resistenza contro la dittatura dell'accoglienza. Ancora cronaca, in questa mattinata ci sono stati 21 arresti per corruzione, turbativa d'asta ed estorsione legati ad alcune opere pubbliche. Le misure cautelari sono state disposte dal GIP del Tribunale di Roma ed eseguite in molte regioni da Carabinieri e Finanza. Nel mirino degli inquirenti le attività di un'associazione che operava in maniera illecita per ottenere subappalti nei lavori per la realizzazione del terzo valico ferroviario ad alta velocità sulla Milano-Genova e sul macro lotto dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria. Tra le persone coinvolte, funzionari del consorzio COCIV ed un imprenditore calabrese. E poi c'è un'altra storia ieri molto importante che ha stupito per certi versi, è quella dell'eredità di Bernardo Caprotti, il fondatore di Esselunga, la grande catena di supermercati. Dalla lettura del testamento è emerso che tra le principali beneficiarie dell'eredità c'è Germana Chiodi, la segretaria, la sua assistente personale, che ha ricevuto una parte molto cospicua dei contanti di Caprotti, 75 milioni di euro. Nelle foto sui quotidiani appare così il cappotto nero, gli occhiali scuri, discreta e fedele fino all'ultimo, il 3 ottobre scorso, al funerale di Bernardo Caprotti, il fondatore di Esselunga, scomparso il 30 settembre a Milano, c'era anche Germana Chiodi, l'assistente personale che per oltre 40 anni è stata al fianco del capo. Nel testamento, scritto 2 anni prima della sua morte, 13 pagine che riassumono la storia di un successo imprenditoriale, c'è anche la donna. Bernardo Caprotti ha voluto premiare chi gli è stato al fianco sul lavoro per una vita, alla segretaria storica, un ruolo chiave nelle decisioni strategiche e nelle dinamiche della famiglia. Dei 150 milioni del patrimonio andrà il 50%, ovvero 75 milioni di euro, gli altri 75 suddivisi tra i 5 nipoti. La signora Germana, 68 anni, è entrata 20 anni nel gruppo, pensionata da dirigente nel 2008 e ancora attiva in Esselunga con un contratto di consulenza. Oltre alle donazioni negli anni, Caprotti ha lasciato in eredità anche 2 quadri di fiori di Mario Nuzzi e l'archivio storico dell'azienda. Ieri il quadro testamentario è stato completato. A Germana Chiodi, scrive Caprotti, voglio esprimere la mia immensa gratitudine per lo straordinario aiuto che mi ha prestato nel corso degli anni. Germana custodisce il ricchissimo archivio che narra anche le molte dolorose vicende familiari, oltre che aziendali. Non solo il denaro, ma anche una grande gratitudine. Infine nel testamento c'è scritto anche, stando così le cose, auspico veramente che non ci siano ulteriori contrasti e pretese, che ognuno possa starsene in pace nei propri ambiti. Per capire se gli eredi di Caprotti sono davvero sul piede di guerra, basterà attendere le prossime settimane, in quello che da più parti è stato descritto come un nuovo passaggio di una dynasty non ancora conclusa, le richieste di altri beni, quelli non menzionati nel testamento.
Siamo alle notizie internazionali. Continua l'offensiva della coalizione per cercare di riconquistare la città di Mosul. Una lenta avanzata delle forze curde e quelle irachene che fanno parte appunto della coalizione anti-ISIS, mentre si moltiplicano le segnalazioni di atrocità. Fonti delle Nazioni Unite, sulla base di testimonianze locali, denunciano le uccisioni di decine di civili proprio a Mosul e nei villaggi a sud della città. Esecuzioni sommarie, mentre la popolazione viene usata come scudo umano per rallentare le operazioni militari. Gli uomini del califfato avrebbero ricevuto rinforzi dalla Siria. Una televisione curda ha mostrato anche immagini di devastazioni dei miliziani dell'ISIS nelle chiese e nei luoghi di culto. Si teme a questo punto che gli scontri nell'area possano ulteriormente aggravare l'emergenza umanitaria. E veniamo alla pagina sportiva partendo dal calcio. Oggi, questa sera, si giocano partite importanti. La Juventus vuole ripartire dopo la sconfitta col Milan e affronta in casa la Sampdoria. L'altra squadra, seconda in classifica, che è la Roma, ha una trasferta complicata, va a Sassuolo, ma i secondi insieme alla Roma e la squadra dei rossoneri, il Milan, ieri era attesa una prova di maturità dopo proprio la vittoria con la Juventus. La prova di maturità non c'è stata, il Milan ha perso e male. Si sono infrante nel peggiore dei modi le speranze del Milan per un successo che gli avrebbe regalato il momentaneo primato in classifica. Serata strana per i rossoneri che hanno pagato col gol del giovane serbo Nikola Ninkovic il loro inizio molle. Quasi mai pericolosi i rossoneri nel primo tempo, frustrati poi a inizio ripresa dal brutto fallo su Rigoni costato l'espulsione a Paletta. È stato però da quel momento che il Milan ha iniziato a giocare mettendo i brividi a Perin, ma dopo l'errore sotto porta di Poli è stato il Genoa all'80esimo a realizzare il rassicurante raddoppio grazie al decisivo tocco di Kučka nella propria porta, seguito dal definitivo 3-0 del rientrante Pavoletti per un successo col quale i rossoblu di Juric riscattano prontamente la bruciante sconfitta nel derby. Scampato il pericolo di vedersi per la prima volta in stagione una squadra davanti in classifica, la Juventus riparte alla ricerca di quel successo che cancelli definitivamente la sconfitta coi rossoneri e l'episodio del gol annullato ingiustamente a Miralem Pjanic. Turno di riposo per Gigi Buffon sostituito da Neto, mentre a centrocampo potrebbe rivedersi Claudio Marchisio a 6 mesi dall'operazione al crociato. In questo 10° turno, che si completerà domani sera con la sfida tra Palermo e Udinese, c'è molta attesa per la delicata trasferta che la Roma sosterrà in casa di un Sassuolo sempre insidioso. Spalletti, che dopo la goleada al Palermo chiede ora continuità a una squadra spesso altalenante, recupera Strootman a centrocampo e ancor più Antonio Rudiger in difesa, che al rientro dopo il lungo stop inizierà dalla panchina. In un San Paolo semideserto e contro un Empoli dall'attacco spuntato, il Napoli cerca altri 3 punti con cui restare attaccato alla zona scudetto, in attesa del match di sabato prossimo con la Juve. Disperata invece e forse ultima sfida sulla panchina dell'Inter per Frank De Boer, neanche un successo sul Torino potrebbe evitargli l'esonero. Per questo impegno l'olandese ha lasciato fuori per scelta tecnica con Ndombele, mentre il giudice sportivo ha respinto il reclamo per i 3 turni di squalifica combinati al cileno Medel. È stato presentato ieri il prossimo Giro d'Italia, è l'edizione numero 100. La partenza il 5 maggio da Alghero in Sardegna, l'arrivo il 28 dello stesso mese, come tradizione, a Milano. Il primo vincitore è stato Luigi Ganna, soprannominato il re del fango, l'ultimo Vincenzo Nibali. Il Giro d'Italia compie 100 anni, un secolo di storia pieno di bellezza e fatica. In mezzo pure 2 guerre mondiali e imprese da tramandare. L'edizione numero 100 presentata ieri a Milano partirà il 5 maggio 2017 da Alghero, Sardegna. 21 tappe, 6 per velocisti, 6 di alta montagna, 2 di cronometro. 3.572 chilometri totali. L'arrivo a Milano il 28 maggio. Posso dire che è un giro molto, molto bello. Proprio il fatto che dalla quarta tappa sino all'ultima ci possa essere dell'incertezza può essere la cosa che fa veramente la differenza. Il Giro d'Italia è emozione e anche memoria, per questo l'edizione numero 100 renderà omaggio ai grandi campioni del passato come Bartali, Coppi, Merckx, Gimondi e anche Pantani. Uno degli arrivi sarà infatti a Europa, dove il pirata compì uno dei suoi numeri più belli, vincendo in rimonta. Se vediamo questo Giro d'Italia ce ne sono veramente tante di tappe difficili, ora non mi ricordo in che ordine, però una delle ultime presenta ben 5 passi.
e quindi è un trittico molto duro. Già la prima settimana è piena di insidie, dopo 3 giorni in Sardegna, trasferimento in Sicilia e prima vera fatica con l'arrivo in quota sull'Etna. Ma le grandi montagne arriveranno nell'ultima settimana, che comincerà con la tappa Rovetta Bormio, che si arrampicherà sullo Stelvio. Cima Coppi di questo giro con i suoi 2.758 metri di quota. Il sipario da brividi, prima dell'arrivo finale in Piazza Duomo a Milano, ci sarà il tappone dolomitico da Moena a Ortisei con 4 durissimi gran premi della montagna, tra cui il mitico Pordoi. E la scalata, probabilmente decisiva, del Monte Grappa nella penultima tappa che arriverà ad Asiago. Allora, fra poco le previsioni meteorologiche, torna quindi Paolo Sottocorona, subito dopo c'è Omnibus. Gli ospiti di Alessandra Sardoni di oggi sono, nella prima parte della puntata, il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda, insieme a Dario Di Vico del Corriere della Sera e a Stefano Feltri del Fatto Quotidiano. Nella seconda parte di Omnibus, dibattito sul referendum. A favore del sì ci sarà Maurizio Lupi di Area Popolare, per il no parlerà Danilo Toninelli, Movimento 5 Stelle. 13.30, prossima edizione del telegiornale. Noi ci vediamo domattina alle 7 con Omnibus News. Grazie e arrivederci.